partire dall'altra parte, si alza per la tripla e la mette, fanno 19 per un incredibile Micraelio che sta veramente insegnando. Butta la Beckett, Bonaccini per Mons, posizione molto alta, esce Raiglio dai blocchi, riceve il pallone, passaggio dietro la schiena per Mons, mamma mia. Della vecchia con il adesso vediamo un po' della poi visto a bersaglio e poi la mano pallone di un bel Raiglio cerca di liberarsi, riceve Morse finta blocco in Italia, Raiglio va dentro cercando difficile in sottomano e segna anche questa di la cosa forse più semplice perché è rimasto completamente libero Lucarelli, poi va dall'altra parte, la scarica per Raiglio che con qualche difficoltà tiene la palla in campo e tira un tripla veramente veramente difficile. E il secondo ferro poi non entra, porta il blocco qui Vanik, Revi alzare la parabola, gran canestro, gli stessi uomini di Piacenza, la palla consegnata per Bonaccini, Raiglio uscita di Perino, cioè Raiglio che si metta il crossover in mezzo all'area, aveva da parte Amato, vuole lavorare dal palleggio, trova Raiglio contro la torre, c'è a mano Mancina, bellissimo canestro, poi la spedisce in fuccia praticamente a Donzelli nella cadere e provare a recuperare il pallone, e c'è Raiglio che prende anche l'arresto e tiro realizzato, la tripla da parte di Crippo, 18 punti e più 12 per Razzideco, ma Morse vola e schiaccia, mamma mia, Anthony Morse vola, buona la difesa di Stefanelli su Raiglio, Bonaccini, e qui Cantù cerca di mettere mani, braccia, corpi. Raiglio trova, cerca e trova una penetrazione straordinaria. Ancora Raiglio, uno contro uno contro Raspino, forza! E trova il... Tenta raddoppia, anzi, raddoppia. Jacopo Lucarelli. Con Raiglio che prima poi dare con il più proprio da sbaglia sbaglio molto bene da sacchettine a casa biancorossa, Raiglio guarda un attimo di destro, poi ci mette intelligentemente spazio contro Valentino, porta Agno, in particolare vuole Nick Raiglio e in questo momento non lo trova, poi c'è Sacchettini che si fa vedere, la palla arriva lo stesso al numero 30 dopo una serie di passaggi. Poi sbilancio una prima volta Saccaggi, una seconda volta Saccaggi, arriva la mano Mancina del numero 3. Si alza da tre punti, sbaglia e adesso possibilità di allungare per Beccheri Piacenza, qua ancora l'assist da parte di Nick, Raiglio prova ad attaccare, viene un attimo persa la difesa, tiro dal mezzangolo, altri due punti anche per...
Ora intanto è dovuto uscito Valdassarre per una piccola ferita al ginocchio che ha provocato sangue qua. Raivio va a segnare il pallone. Rimessa di Lucarelli per Raivio, finta di giocare da parte di Raivio, tira sopra Wings e va a bersaglio con la tripla. Questo è un canestro molto molto importante da parte di Kidi Poz, che dà un po' di tranquillità a Treviglio. Ma dall'altra parte Raivio, blocco Morse, poi prende il centro del pitturato, Raivio prende, spara da tre punti a bersaglio. Raivio, blocco Morse, ancora Raivio, adesso accetta lo scambio tra Panigliorio, accoppiato da Raivio, tira in faccia da tre, Raivio che si scatena. Chinellato per Raivio. Dietro la schiena, tiro difficile, che canestro. Nelle mani esperte dell'americano contro Dambrauskas, sfrutta tutti i secondi dell'attacco piacentino, qui si libera della... solamente a questa cosa e bisogna provarlo, però il filo per guidare il filo. Ma io tiro difficilissimo e Bonaccioli chiama il la zona in cui la difesa è fragile a tutti gli effetti. Però quella che scusa mi sono interrotto, bravissimo intanto venuto con questo passaggio. Chinellato, Lucarelli si intestardisce, attacca a testa bassa, poi torna sui passi, Bonaccini per Raivio, ultimo minuto iniziato, Raivio attacca, tiro difficile, cadendo quasi all'indietro. Cerca qualcuno in posto, ecco che arriva la palla per Sacchettini contro il Fante, si gira al numero 18, sbagliata la confusione, c'è la lotta a rimbalzo, oh Raivio si inventa. Un attimo studiando magari le due formazioni, poi cambierà il registro nel secondo quarto. La partita con intanto Raivio che prova ad attaccare la palla, va per Morsi, nasconde dietro il ferro, non può nulla Sandri. Splendido nell'angolo per la tripla di Chinellato che va solamente sul primo ferro, ancora un extra possesso per Nick Raivio, alza la parabola, altro canestrone. Una delle azioni del genere. Sims, ancora un errore dalla media, dall'altra parte Raivio che va da Morse a disgiocare. Primo tempo per portarsi o sotto di uno o in parità. Raivio attacca Maglietti, arriva l'aiuto di Merck. Gancio ma non lo trova, sarebbe stato il meno due. Nick Raivio allora riprende da tre punti. Va solo il primo ferro. Raivio attacca il ferro, alza la parabola. In angolo per Bonaccini, finta della tripla, doppia finta, spalco per Ferine, si ritorna da Raivio, un secondo, mano a mano. Gira a bersaglio. Venuto, non apre il palleggio, aspetta un compagno, eccolo qua, è Nick Raivio, come al solito, il blocco di Morse, gioca la due, poi Morse fine in fondo. Nella Lux a 28 che rincorre la Beccheri a 35. Raivio ancora, Bartoli su di lui, arma la mano, Nick Raivio, chapeau. Contro Cipolla, vediamo se il numero 3 Ciurania tiene, sul cambio c'è Passi, triplicato Raivio poi. Fatto.
rimbalza di Nicredio che poi già dalla linea dovrà attaccare subito la linea di Dip per arresto, tiro, l'abbiamo fatto canestro subito, l'azione prima, fai, vediamo chi se lo giocherà, qualche sospetto ce l'ha. Assolutamente. Diciamo che non c'era bisogno di dirlo, vediamo infatti la palla che viene rimessa in campo con le mani di Nicredio, cercherà un tiro, incrocio, va dentro, allo scodellare, time out, parità, da rifare, se vuoi chiamato la continua. La conclusione in faccia, rigore confermato dall'Aristo Boa mentre siamo quasi al giro di boa di questo primo parziale al Palavecchiari. Raivio, palleggio restettivo da 3 punti, lo stop music. Stavano quasi per rubare il pallone a vicenda, poi alla fine alla meglio il numero 0 che poi la lascia andare dall'altra parte con Raivio che spara. Subita da Simons, palla recuperata da Bonacini. Raivio, uno contro uno con Romeo, dal centro dell'aria ancora Nick Raivio. Treviglio parte 3 su 4 dall'arco, 5 di Rodriguez, più 11. Non so se era una scelta difensiva. Tanto mi sembra di aver capito che il dottor Ravecchiari abbia consigliato lo stato posto di non rimettere in campo, cioè il video non rimettere in campo Donzelli per questo finale. Raivio, in angolo per la sua classica! D'Arcangeli, palleggio restrittivo di Innocenti, sbagliato, ennesimo errore, rimane ferma a quota 4 la stella azzurra. Raivio, palleggio restrittivo, il suo classico! Rimbalzo è di Raivio in stereofonia con Sacchettini e quindi si può correre in casa vecchia di Piacenza, crossover fino in fondo, Raivio! E poi la palla finta il tiro, poi va con la penetrazione, disorienta Lessi che si fa tutto il campo. Per Luigi Sergio, extra pass per Francesco Stefanelli, seconda tripla, 10 punti, è il miglior marcatore della partita assieme ad Anthony Morse. E però Nick rimbalzi di Boss, che arriva a 8 rimbalzi in questa partita. Bonaccini per Raivio, da 3 punti piazzato Nick. 22, Biella piena di tipo. Raivio con la palla tra le mani, prova ad attaccare subito al centro del campo, riesce a tenere molto bene i contatti con i difensori. La regola del vantaggio acquisito non premia Roma questa volta. Bonaccini fuori, il taglio di Raivio contro la mano di Schina. Ancora più una da Riccardo Chinellato che permette a Nick Raivio di ripartire subito contro piede, non spesso due volte, si arresta a 3 e Nick Raivio va a segnare la gol personale. Intanto Raivio tutto storto, si arresta, entra raddoppio, anzi raddoppia Jacopo Lucarelli con Raivio che prima manda al Varia che non va. Morse prova a partire in contropiede ma Raivio vuole fare di testa sua e fa bene. C'è una lotta tra Morse e Sec sotto canestro che è veramente tremenda, sembrano due gladiatori, due. E Raivio intanto continua il proprio show personale. Rimane quindi in attacco la Beccheri che vuole tornare sotto i 20 di ritardo. 79-59, 5-10 alla conclusione della partita. Raivio è fuori dell'area, difende Bogliardi, ma arriva Raivio. Ha difficoltà a segnarlo. Grande attacco, batti grande difesa in questa occasione. Ora Raivio mette a posto i piedi. Da 3 punti. Porta la città di Frosinone.
sempre palla nelle mani di Rivio, attacca il ferro, altro gran canestro da Donzelli, gira la palla ora sulle fuori dall'arco dei tre punti per Raivio, che tira da tre, lasciato libero di tirare da un Corbett su Vicenza, che non potrà tenere la palla fino in fondo, però avrà l'occasione e ci prova con Raivio. Bonacini fuori ancora per Zumbel, l'uscita di Nick Raivio, rimane dietro schiena sul blocco, alza la tripla, time out, e va in penetrazione ad appoggiare la palla sul vero gioco. Mamma mia, abbiamo visto gli altri due trotter. Buona difesa, raddoppio, buono raddoppio, ma Donzelli viene trovato, palla Raivio, dalla lunetta, scarica per Bonaccini e la tripla. Già le 9:13, step back, tre punti, sbagliato, c'è il maggio di che la vince per Raivio, ancora un'altra tripla, bersaglio per la Beccheri al secondo tentativo. Possesso, 10 secondi, Beccheri con la palla nelle mani, uscita di Lucarelli che consegna immediatamente per tutto, si muove Lucarelli, si muove anche Raivio che arriva a centrare a mano destra, appoggiata al vetro, 9 Milano, Bonaccini, Raivio va verso destra, che arcobaleno da parte di Nica Segno. Sì, ma quest'anno ha fatto delle magie che probabilmente nessuno si aspettava per grandi tratti della stagione, ha tirato con quasi il 50% del tempo. Ecco, molto